Tania, ma secondo te il libro dei giudici andrà avanti con capitoli ricchi di inganni e violenza come quelli appena letti? In effetti questo non lo so, però certamente abbiamo letto racconti che erano molto forti e questo potremo scoprirlo solo chiamando Don Mirko. Don Mirko. Ciao Arianna, Ciao. ciao Tania, Ciao. ciao. Ci stavamo chiedendo se il libro dei giudici continuerà con capitoli forti, ricchi di violenze e inganni. Perché abbiamo visto ultimamente Jefte e Sì, Sansone, con questi personaggi, e in parte anche prima nei capitoli precedenti, il libro dei giudici, vi dicevo, va sempre verso il peggio. E cioè i nostri condottieri si rivelano persone che più che essere a servizio del popolo di Israele sono persone che cercano il proprio tornaconto, addirittura a spese del popolo. Dovrebbero essere persone che uccidono i nemici di Israele e in realtà nelle loro vite diventano un problema per il popolo di Israele, per la sua stessa sopravvivenza. Pensate che dopo la vicenda di Sansone le cose vanno ancora peggio. E sto parlando degli ultimi capitoli del libro dei giudici, che però non affronteremo, che sono davvero capitoli ancora più pieni di sangue, di violenze. C'è addirittura racconto di un caso di violenza sessuale e davvero tanti spargimenti di sangue, addirittura all'interno del popolo di Israele. Il libro dei giudici, insomma, ci rappresenta una progressiva discesa nella vita di Israele, un peggioramento. È terminata l'epoca d'oro dell'alleanza di Israele con Dio, raccontata nel libro dell'Esodo. Sono terminati quegli eventi così belli e grandiosi della conquista della terra promessa, raccontati nel libro di Giosuè. Il libro dei giudici, ahimè, ci parla di una progressiva corruzione del popolo, quindi una corruzione nella fedeltà a Dio, una corruzione nella violenza, nel senso della propria missione, un peggioramento dei rapporti, anche dal punto di vista, del rispetto nella sessualità. Insomma, tante cose vanno male. E il libro dei giudici si conclude dicendo: in quel tempo non c'era un re in Israele, ognuno faceva come gli sembrava bene. Una frase che suona molto più negativa di quello che noi potremmo pensare, cioè dice: in quel tempo non c'era un re in Israele, non c'era un principio, non c'era un'istituzione che regolasse le cose e ognuno faceva quello che voleva, quindi c'era una grande anarchia, una grande confusione, le cose per Israele andavano male, tanto più che Israele si rivela nel libro dei giudici sempre più infedele a Dio. Per fortuna, noi lasciamo da parte il libro dei giudici, abbiamo già visto tanti episodi, magari in futuro ci sarà la possibilità di approfondire qualcos'altro, ma mi pare che ormai, i concetti sono chiari. E girando pagina e qualche pagina nella nostra Bibbia, passiamo al libretto di Ruth. Davvero un libro molto piccolo, lo potete leggere nel giro di 20 minuti, si compone solo di 4 capitoli ed è, almeno nella nostra Bibbia, se la vedete qui, il libro di Ruth fa parte dei cosiddetti libri storici. Ma vi assicuro che il vero intento di questo libro è quello di essere un racconto edificante, una sorta di novella, di racconto che vuole insegnare degli atteggiamenti, delle prassi e dire: questo modo di agire e di comportarsi è giusto. Prendete esempio anche voi, lettori di tutti i tempi, da questi personaggi, in particolare dalla vicenda di Ruth. Terminato il nostro libro di Ruth, continuerà invece la grande storia di Israele con i libri di Samuele, i libri che prendono nome da un grande profeta di Israele. Ma concentriamoci almeno per una serie di incontri su questo personaggio di Ruth e il suo libro. Leggo i primi versetti. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia. Vedete, il contesto è proprio quello dei giudici, è per questo motivo che il libro di Ruth, che di per sé non ha un'epoca particolare, la mettiamo qui, lo mettiamo qui, è una sorta di conclusione del libro dei giudici. Infatti, queste vicende sono ambientate proprio nel periodo dei giudici. Però
Insomma, ci fu una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Quindi da Betlemme, terra di Israele, andò in terra straniera, dai Moabiti, che sono tra i nemici giurati per eccellenza di Israele. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi due figli Maclon e Chilion. Erano efratei di Betlemme di Giuda. Quindi da Giuda questo gruppo di persone va all'estero nei campi di Moab e qui si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite, cioè donne straniere. Una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitarono in quel luogo per 10 anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. Ma e qui perché in questa famiglia c'è la scelta che rimangano in vita solo le donne? Sì, più che scelta ti direi che avviene questa situazione, cioè di coloro che erano andati in terra straniera, alla fine l'unica israelita che rimane in vita è questa anziana Noemi. Rimane in vita lei e le sue due nuore, cioè le spose dei suoi figli, che però sono morti. E le due donne straniere, le nuore, si chiamano Orpa e Ruth. In questo modo abbiamo inquadrato il personaggio di Ruth. Quindi noi sappiamo che Ruth è una straniera, appartiene al popolo dei Moabiti ed era andata in sposa a un uomo israelita che poi era morto. Vedremo poi che il carattere straniero di Ruth è un dettaglio molto molto importante, tenetelo presente perché direi che è la chiave di lettura di tutto il libro. Ruth è una straniera. Allora Noemi intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Insomma, cosa è successo? Questa Noemi sente che è finita la carestia nella terra di Israele e quindi decide di ritornare nella sua patria da cui erano partiti. Tanto più che lei ha perso il marito, ha perso anche i figli e quindi non ha nessuno praticamente in questa terra straniera dei suoi familiari, ha solo le sue due nuore. Partì dunque con le due nuore da quel luogo dove risiedeva e si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. E le baciò. In fondo cosa succede? Noemi dice alle due nuore: guardate, i miei figli sono morti, voi siete rimaste sole. La cosa migliore da fare, dice, è che io torni nella terra di Israele, dove c'è ci sono le mie famiglie, insomma, i miei connazionali, e voi dovete ricominciarvi una vita, siete morte senza avere figli, siete da sole, tornate, o meglio rimanete in questa terra straniera, rifatevi una famiglia, rifatevi una vita, il Signore sia con voi. Quindi Noemi dice: dai, rimanete qui e io tornerò invece nella mia patria. Ma quelle cominciarono a piangere e le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E qui le donne tra di loro insistono, Noemi dice: dai, rimanete qui, e loro dicono: no, noi vogliamo tornare con te, che sei nostra suocera, vogliamo tornare con te nella terra di Israele, che per loro che sono di Moab, notate, è terra straniera. E Noemi insiste: no, tornate indietro figlie mie, perché dovreste venire con me? Tornate indietro, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? E qui, tra parentesi, non possiamo soffermarci, ma possiamo intuire una certa prassi, per cui se moriva praticamente il marito di una donna senza lasciare figli, era un dovere dei fratelli di questo marito unirsi alla propria cognata e dare a lei dei figli per mantenere comunque in vita quella famiglia. Ma questa donna, Noemi, dice: io non ho più figli e quindi voi non potreste neanche teoricamente aspettare dei fratelli di questi due che sono morti per
perché vi sposino e vi prendano in custodia. E quindi Noemi dice: dai, per favore, rimanete qui e io tornerò nella mia patria. Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Allora Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera e rimase in terra di Moab. Ruth invece non si staccò da lei. Don, scusa, ma quindi perché Noemi voleva che Orpa e Ruth tornassero alle sì. loro famiglie senza... Penso proprio come segno che era la cosa più comoda per queste due donne. Noemi non vuole che queste due straniere affrontino un viaggio difficile, faticoso e vadano a vivere nella terra di Israele dove saranno straniere praticamente. Dice: rimanete nella vostra patria e rifatevi una famiglia con la gente del vostro posto, insomma. E, essendo straniere, avevano una condizione di vita inferiore? Diciamo che essendo straniere, ed è qui un po' anche l'inghippo del nostro brano, essendo straniere è tutto più difficile. Ecco, in quei tempi antichi essere stranieri, forse anche ai nostri tempi moderni, essere stranieri rende tutto più difficile. E Noemi, in un certo senso, non vuole essere servita e riverita dalle sue nuore, dice: me la cavo da sola, mi arrangio, voi rifatevi una vita. Quindi è un gesto di bontà da parte sua, non è uno scaricare le nuore. E in effetti una delle due rimane in terra di Moab, mentre Ruth non si staccò da lei. Tra le due donne fa la bella figura Ruth, che davvero è fedele alla sua suocera e l'accompagna anche all'estero. Ruth viene ancora stimolata da Noemi: ma dai, torna, insomma, resta qui nella tua terra, non venire con me. Ma Ruth replicò: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Ecco, potete sottolineare questa frase bellissima di Ruth, un bellissimo modo per esprimere la sua fedeltà. Dove tu andrai, andrò anch'io. Dove tu ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Davvero Ruth mantiene la sua vicinanza e la sua fedeltà alla suocera Noemi. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Ma e Ruth perché fu disposta a lasciare la sua famiglia, suo padre e sua madre per seguire Noemi? Ecco, Ruth diventa nel nostro libro il personaggio positivo da imitare assolutamente. Per questo vi dicevo che questo non è un libro storico, non racconta una storia accaduta, ma è piuttosto un libro didattico, pedagogico, e vuole che i lettori apprezzino e imitino il comportamento di Ruth, che quindi è una sposa fedele fino alla morte del marito e poi è fedele alla suocera, con grande rispetto per l'anzianità, per la parentela, e che non si fa problema a sacrificare la sua vita, a spostarsi in terra straniera pur di rimanere legata alla suocera, verso la quale sente di avere degli obblighi e dei doveri. Quindi davvero Ruth è un personaggio molto molto positivo. Ecco allora che tornò dunque Noemi con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. E qui che significato ha il fatto che Ruth sia una straniera? Ecco, vedremo, fai bene a chiedermi questa cosa, Tania, vedremo che la grande questione del libro di Ruth, sulla quale ancora ci soffermeremo, è proprio questa, cioè Ruth è un modello esemplare per tutti gli israeliti, lei che è straniera, il che vuol dire che gli stranieri non sono automaticamente cattivi, da evitare, pericolosi, ingrati, infedeli, ma pensate, nella Bibbia ebraica, che è il motivo di orgoglio per un popolo, fa bella figura questa straniera, che non è una straniera qualsiasi, ma è una straniera che appartiene ai nemici di Israele, a uno dei popoli, insieme ai filistei, strenuamente nemici di Israele. Cosa vuol dire questo? Che gli orizzonti della Bibbia sono molto aperti. Ci sono dei libri della Bibbia che dicono: se non sei israelita, automaticamente sei escluso dalla salvezza, sei escluso dalla bontà, sei pericoloso, eccetera. Ci sono altri libri nella Bibbia che vogliono assolutamente contestare questa posizione di chiusura e dicono: guarda te, gli israeliti possono imparare e prendere l'esempio anche da degli stranieri.
capite che è un discorso molto provocatorio, è uno stimolo anche per noi a non vedere nello straniero automaticamente un problema, ma magari potrebbe essere che degli stranieri diventano per noi di esempio e siano assolutamente da imitare.